Maria scopre i segreti terribili di Dory. L'infermiera è stata rinchiusa per tanto tempo in un manicomio dove lavorava e nel quale ha ucciso la moglie dell'uomo di cui si era innamorata. Successivamente ha incendiato il manicomio dove c'erano diversi bambini. Maria però non intende licenziarla, ma usare quel che sa per obbligare Dory a curarla al meglio. La Vilches accetterà tutte le condizioni di Maria e persisterà con la sua dolorosa terapia, soprattutto perché non vorrà allontanarsi nuovamente da Fernando, di cui è innamorata. Dory però, sopraffatta dalla gelosia, narcotizzerà Maria e si preparerà ad ucciderla con un bisturi. L'intervento di Fernando salverà la Castagneda da morte certa. Fernando chiederà spiegazioni su tale comportamento a Dory ed inoltre la rimprovererà duramente per aver curato Maria mentre lui voleva che restasse paralitica. Dory, in preda alle lacrime, dirà all'uomo di aver pensato di guarire Maria nella speranza che lasciasse quanto prima la Habana e concedesse loro di vivere insieme felici e contenti. Ecco che il Messia improvvisamente si farà comprensivo con la Vilches e dopo averle giurato che non la rispedirà in manicomio per aver fallito con la sua missione, la bacerà sulle labbra. Durante quell'attimo di intimità, Fernando impugnerà il bisturi con cui Dory voleva uccidere Maria e non ci penserà due volte prima di pugnalarla al ventre. L'infermiera esalerà così il suo ultimo respiro mentre Fernando, nel suo delirio, andrà in cerca di Maria.